Ciao ragazzi, oggi ritorno nel mio format abituale, nel senso che io mi occupo fondamentalmente di tecnologia e poi non disdegno qualsiasi altro tipo di video di opinione oppure di recensione di libri, perché come ormai ho già detto, leggo parecchio. Oggi però abbiamo in primo piano, e ve ne siete subito resi conto, l'iPhone 6S ancora. Qualcuno dirà, ma come sono usciti tutti questi modelli? Chissà, forse arriverà, però oggi vorrei parlare sostanzialmente di alcune novità di iOS 12 in riferimento soprattutto a VoiceOver, sintesi vocale che usano i non vedenti. Questo perché molti non vedenti mi chiedono se iOS 12 causa dei problemi alle sintesi vocali, così come era accaduto con iOS 11. Le prime release di iOS 11 avevano dato diversi problemi alle nostre sintesi, che poi sono stati via via corretti, i vari bug dalle release successive. Ora, con iOS 12, diciamo che la sintesi vocale non è a risentito, non vedo particolari novità rispetto a VoiceOver, ed è già un bel passo in avanti il fatto che sia stato aggiornato e non ne abbiano risentito le sintesi vocali, non sono peggiorate le loro prestazioni. Ci sono alcune novità, per fortuna alla Apple hanno pensato soprattutto alla stabilità del sistema operativo, non hanno fatto grosse innovazioni, del resto iOS è già di suo molto stabile, hanno fatto una grossa operazione di marketing. E su questo bisogna dargliene atto, che la si approvi o no, hanno fatto uscire tre modelli, tutti e tre a dei costi vertiginosi che partono dai 900 eccetera fino ai 1600-1700. Di fatto punteranno al iPhone XR, che è la versione meno costosa, con schermo LCD invece che con lo schermo OLED, però anche quest'ultimo non è che costi poco, ecco, costa intorno ai 900 e quasi 1000 euro, per cui per un telefono andiamo dai 1000 ai 1500 euro, e ne sono usciti ben tre modelli, per cui gli affezionati di Apple prenderanno iPhone XS oppure iPhone XS Max, che è quello, il Plus, il vecchio Plus, mentre i nuovi probabilmente si fermeranno al telefono che costa meno, ma costa meno per modo di dire. Passiamo alle novità di iOS 12. Diciamo quelle più utili, non intendo parlare di tutte le novità, ma di alcune novità interessanti. La gestione delle notifiche, se era già buona con iOS 11, diventa molto buona, quasi perfetta, direi, con il nuovo sistema operativo, perché c'è la possibilità di vedersi le notifiche raggruppate. Avete presente quando uno per qualche ora non presta la minima attenzione al telefono, dopo si trovava dei serpentoni di notifiche incredibili, tutte sparse, quindi una di WhatsApp, due di Facebook, una di Skype, un'altra di Twitter e quant'altro. Ora le notifiche sono raggruppate, per cui abbiamo la possibilità di vedercele raggruppate e vedere solo la prima, e ci viene detto sotto quante notifiche ci sono di quella app. Andiamo a vedere subito, vediamo se mi sono arrivate nel frattempo delle notifiche. 16:43, 7 notifiche. Eccole qua, un sacco di notifiche. Domenica 16, WhatsApp, raggruppato? 4 minuti fa, Matilde Eccolo Chioccio qua. al gruppo catechiste, fategli un saluto da parte mia, 5 punti fermi, e un abbraccio faccina con lacrime di gioia, faccina con lacrime di gioia, altre 5 notifiche. Ok, Azioni disponibili. ci dice che ci sono 5 notifiche sotto questo gruppo e quindi si possono gestire. Proviamo a vedere le altre. WhatsApp, 7 minuti fa, Elisa Chioccio Questa sblocca con non il è tasto raggruppata. home. WhatsApp, raggruppato, Allora andiamo 5 minuti fa. a guardare. Ok, possiamo visualizzarle, io con VoiceOver la gestualità, come potete vedere, è diversa. Con un dito l'ho spostato verso il basso. Visualizza. Visualizza. Gestisci. Gestisci o Cancella. cancella. Quindi se noi volessimo cancellarle, poi andarcela a guardare dopo, lo potremo fare. Attiva. Quindi Default. possiamo attivare e riattiviamo. Espansa.
Ecco, mi dà espansa. Io adesso con il gesto verso destra o verso sinistra WhatsApp 7 minuti fa WhatsApp 7 minuti WhatsApp le posso WhatsApp 8 minuti WhatsApp 8 minuti fa conferma mostra di menu WhatsApp elimina WhatsApp pulsante. Quindi posso eliminarle, azioni posso eliminarne una per una. WhatsApp 8 minuti fa sblocca con il tasto home pulsante. Ok, adesso lo riblocchiamo per far vedere come funziona il resto delle notifiche. Lo risblocchiamo. 16:45 domenica 16 WhatsApp raggruppato semi visualizza. Passiamo alla opzione visualizza. Campo di testo chiudi. Put WhatsApp pulsante. Gestisci pulsante. Qui le possiamo gestire, cioè le possiamo mettere come secondarie, cioè decidere che queste notifiche vadano nelle notifiche ma non più nel blocco schermo. Possiamo cancellarle tutte in una volta, possiamo fare diverse cose. Un'altra funzione interessante è il non disturbare. E con la funzione non disturbare finalmente possiamo programmare, la cosa fondamentale, il non disturbare nelle impostazioni. Quindi possiamo decidere che noi non dobbiamo essere disturbati, in pratica che le chiamate e i messaggi, le notifiche non si sentano durante le ore della notte, ad esempio, oppure mentre siamo in riunione. Possiamo addirittura dirgli di non disturbarci mentre siamo in un determinato luogo, quindi mentre siamo in riunione, al lavoro, eccetera. Quindi andiamo a vederle. Impostazioni. Cerca. Non disturb. Tempo di non disturbare. Ecco qui, non disturbare, abbiamo queste impostazioni. Non disturbare, non attivo. Ora non è attivo. Quando la funzionalità non è programmato, attivo. Programmato, vediamo un po'. Adesso l'abbiamo disattivato. Silenzioso, programmato, attivo. Inizio, 22, fine, 7. Ok, io ho messo che non mi deve disturbare dalle 22 alle 7, per cui in quell'orario non riceverò telefonate o quantomeno le vedrò nel display ma non le sentirò e non disturberò le altre persone in casa. Modalità sonno Facebook, modalità sonno. C'è la modalità sonno. Attivando la modalità sonno il blocco schermo verrà oscurato, l'audio delle chiamate verrà disattivato e le notifiche verranno mostrate sul centro notifiche fino al termine del tempo programmato. Quindi questa è una funzione interessante, importante, finalmente mancava in iOS 12, finalmente la abbiamo. L'altra possibilità, ahimè, è sull'utilizzo dell'iPhone. Questo per ricordarci che stiamo diventando schiavi dei nostri apparati. In questa modalità, in questo menu delle impostazioni, che andiamo a raggiungere... Generali, tempo di utilizzo. Tempo di utilizzo. Selezioni impostazioni. Pulsante qui ci viene fatto un prospetto di tutte le dell'utilizzo che noi facciamo del nostro iPhone durante la giornata, durante la settimana e quindi possiamo capire anche quanto utilizziamo una determinata app, quante volte la utilizziamo, per quanti minuti, e possiamo anche mettere dei limiti all'utilizzo di un'app. Questo è previsto per dire se i genitori vogliono impostare dei tempi di utilizzo per i propri figli, no? E quindi si possono dire che da una determinata ora in poi le app o una determinata app o alcune app possono essere bloccate. Tempo di utilizzo oggi 16:49. Riepilogo utilizzo dispositivo. Utilizzo totale 2 ore 56 minuti, 2 ore 42 minuti in più rispetto alla media di utilizzo. Mamma mia. Network, 1 ore 6 minuti, svago 47 minuti, produttività 6 minuti. Riepilogo utilizzo dispositivo. Utilizzo totale 2 ore 57 minuti, 2 ore 43 minuti in più rispetto alla media di utilizzo. Social network, 1 ore 6 minuti, svago 40 imposta. Pazzesco. Quindi veramente una quantità di utilizzo, ma oggi sono andato a vedere un pochino quali sono i risultati del mio canale YouTube. Ci sono ovviamente altre impostazioni, altre possibilità di iOS. C'è una cosa fondamentale, il FaceTime, che al momento può consentire le chiamate di gruppo fino a 32 persone. 32 è un bel numero, è tanta roba, cioè parlare con 32 persone contemporaneamente è un bel salto di qualità.
dicono che comunque praticamente anche la grafica non è molto accattivante, non è molto professionale, ma questo speriamo che la possano modificare. Però il FaceTime, che consenta di fare delle conferenze fino a 32 persone, non è male. Ci sono veramente ulteriori possibilità anche per quanto riguarda il consumo della batteria. Io ho notato una ottimizzazione della batteria, consuma un pochino di meno e quindi iOS è stato ottimizzato al meglio per funzionare un pochino di più e per dare maggiore autonomia alla batteria. Poi ci sono ulteriori emoticons delle quali non so, forse non se ne sentiva la mancanza, ma tant'è. Bene, iOS uscirà domani, il video l'ho registrato oggi, 16 settembre, quindi domani uscirà ufficialmente iOS, i server saranno intasati per i primi giorni. Comunque volevo rassicurare appunto gli utilizzatori di VoiceOver sul fatto che iOS 12 è compatibile con le nostre sintesi vocali. Spero di aver fatto un video abbastanza utile per alcuni di voi e quantomeno avervi rassicurato. Sono molto contento di come sta andando il canale, di come state rispondendo. Vi invito a lasciare dei like, ma non solo dei like, anche dei commenti, che sono più importanti ancora dei like, perché possiamo fare community, cioè possiamo comunicare tra di noi. Se avete dei dubbi oppure volete correggere alcune imprecisioni che io ho detto nel video, tranquillamente potete lasciarmi dei commenti. Così come sono molto contento se voi vi iscriveste al mio canale, in modo che possiamo essere più in contatto. Benissimo, vi saluto, vi ringrazio molto per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti.